Ciao a tutte e benvenute nel mio canale. Allora, in questo video vi voglio fare la recensione di questi due tintalabbra della MUA, dove ve ne avevo già parlato su Instagram perché avevo pubblicato la foto che l'avevo acquistati e vi avevo detto che avrei fatto il test and tell, però siccome ormai l'ho già provato e riprovato tantissimo perché le ho usate un casino, so già tutto cosa devo dirvi, quindi vi faccio direttamente la recensione, così magari posso fare il test and tell di qualsiasi altra cosa, non so, ditemi voi. E comunque, sicuramente vedrete anche altri video con questo make up e questa maglia, perché siccome oggi ho tempo libero ne faccio tantissimi di video, credo 3 ne farò oggi, vabbè, comunque iniziamo perché non voglio che questo video duri un'eternità. Iniziamo con lo swatch sulle labbra di questi due prodotti e dopodiché ve ne parlo un po' meglio, insomma. Allora, come avrete visto, questi sono gli swatch di queste due colorazioni. Questa rossa è Reckless e questa rosa è Funk. Allora, questo rosso, secondo me, è un rosso bellissimo, assolutamente un rosso perfetto che appena qualcuno te lo vede addosso, cioè è uno di quei rossi che tu lo vedi e ti lascia veramente senza parole perché ha una colorazione bellissima. Poi questo rosa invece è un rosa shocking, non so se si vede molto bene dalla videocamera, ma è davvero shocking, è tipo quella di Barbie e con questo look poi tutto rosa, insomma. E comunque sono tutte e due delle colorazioni bellissime, assolutamente meravigliose, che io volevo comprare ma non ho potuto perché erano sold out, ma sicuramente ne prenderò anche altre di colorazioni che mi piacevano davvero tantissimo. Tra l'altro c'erano anche di colori simili a quelli dei Velveteens di Lime Crime, che a me le colorazioni di quelle di Lime Crime piacciono davvero tantissimo, però siccome dopo il casino che è successo con la Lime Crime non mi fido proprio ad acquistare i loro prodotti e quindi preferisco andare su questi qua, che secondo me sono altrettanto buoni. Allora, il prezzo di questi è di 4,11 euro, quindi costano davvero pochissimo e sono bellissime, bellissimissime, perché colorazioni del genere non le potete trovare ovunque comunque. E quindi, cioè, vi consiglio veramente di comprarli. Ora vi dirò un po' i pro e i contro. Il fatto che appunto hanno delle colorazioni mai viste, anche nuove, che li potete trovare soltanto in quelli che costano davvero tanti soldi, nel make-up high-end, insomma, non in quelli da drugstore. E poi il fatto che durano abbastanza, non durano tantissimo, perché appunto per un costo del genere non durano tantissimo, durano sui 6 ore, forse anche di più, però comunque secondo me è massimo 6 ore, perché dopo un po' incomincia a sgretolarsi, che ve ne parlerò dopo negli svantaggi comunque. E poi il fatto appunto che il prezzo è molto basso, non è alto per niente, e il fatto che hanno una pigmentazione assurda, veramente, cioè voi lo mettete sulle labbra e sono già super pigmentate, non c'è bisogno nemmeno che fate 2-3 passate. Gli svantaggi, per prima cosa secondo me fondamentale, sono le spese di spedizione, perché nel sito della MUA le spese di spedizione costano più, quasi più di questi due messi insieme, costano 7 euro e qualcosa. Qualunque cosa te prendi, anche una cosa, due cose, tre cose, viene a costare 7 euro e 58 mi sembra. E quindi secondo me pagare 7 euro e 58 nel caso comprate soltanto un prodotto è un po' uno spreco di soldi.
Invece se comprate abbastanza cose, 7,48€ sono poche. A me personalmente questa cosa non mi piace tanto, perché all'inizio non ero sicura se comprarli o no, visto che le spese di spedizione costavano tanto. Potevo comprarne anche altri 2, veramente. E comunque, poi un'altra cosa è il fatto che all'inizio, quando voi applicate il colore, per tipo un minuto, 2 al massimo, rimangono un po' appiccicaticce. Però dopo un po' si fissa e diventa del tutto opaca, e quindi cioè, non credo sia un problema enorme, insomma, almeno a me non ha dato fastidio per niente. Già adesso sono completamente opache, non sono più appiccicaticce come ho iniziato a parlare dall'inizio. E poi il fatto che se siete delle persone che parlate tanto comunque o vi mordete le labbra o qualsiasi altra cosa, tende a togliersi completamente nella parte interna della bocca, sia da sopra che da sotto, perché comunque si scioglie il prodotto e quindi in quella parte lì non è tanto bello da vedere comunque, però cioè non è che si vede proprio tantissimo, se ne va proprio poco. E poi un altro fatto che io ho trovato sgradevole, che è stata l'unica cosa che forse mi ha dato un po' fastidio, è il fatto che dopo un paio di ore, tipo ho notato che verso 4-5 ore inizia a sgretolarsi un po' qua, in questa parte qui, proprio quasi se ne viene via a pezzettini. Però comunque, cioè, non è una cosa che mi ha dato tantissimo fastidio, perché comunque lo potete prendere e ripassarvelo soltanto in questa parte qui e poi è a posto. Invece riguardo al fatto di rimuovere il prodotto, allora, è abbastanza facile toglierlo se avete comunque uno struccante abbastanza oleoso, perché nel caso uno di quegli struccanti che sono tipo, come ve lo posso spiegare, tipo acquosi, ecco, sarà un casino. Vi farò vedere anche quando lo tolgo con quello un po' acquoso e quando lo tolgo con quello oleoso, così vedrete anche le differenze. Con quello oleoso se ne va proprio via subito, non dovete aspettare nemmeno un secondo, insomma. E quindi niente, questa era la mia recensione di queste tinte a labbra della Mua, e quando saranno disponibili altre colorazioni sicuramente ne prenderò, perché sono ottime. Ah, e mi raccomando, mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto, guardate le schede, credo che ci sia una i qui da qualche parte, se ci cliccate escono tutti i video che io vi suggerisco di guardare, guardateli anche quelli, e ovviamente seguitemi su Instagram. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e vi mando un bacione grandissimo. Muah.